Il 16 ottobre 1943 Ludwig Pollack fu preso in questa grande retata, lui e la sua famiglia, e furono portati in un carcere. Nogare scrisse una lettera all'ambasciata tedesca, ma era troppo tardi. Pollack era già in treno per Auschwitz. Con l'inserimento del braccio trovato da Ludwig Pollack non è più il gesto di un eroe, ma è un uomo impaurito, spaventato, terrorizzato, che non riesce a opporsi alla morte. Questo è un po' anche il destino di Ludwig Pollack.